Allora, guardando la croce, noi dovremmo essere portati a dire: io non ho paura, Signore. In te e con te e per te posso affrontare ogni prova, perché tu per me hai assorbito tutto il veleno di questo mondo, hai assorbito tutto il veleno di quelle paure che mi bloccano, che mi paralizzano e che mi portano continuamente a lamentarmi. Ecco, ogni volta magari un piccolo impegno, no? Per questa giornata, per questi giorni, quando saremo portati a lamentarci, ricordiamoci della croce, ricordiamoci il modo con il quale Gesù ha affrontato la sua prova con coraggio. Anche lui ha avuto paura, no? Lo vedremo anche nell'orto degli ulivi, ha sudato sangue, ma Dio non ha fatto mancare a lui la consolazione di un angelo che lo ha sostenuto in questo passaggio, dove Gesù dice: cosa devo dire? Passi da me questo calice, ma io proprio per questo sono venuto nel mondo. Ecco, anche noi, avvenga anche per noi questa forza, questa fede così robustita, tanto da dirci: ma proprio per questo sono qui, perché devo affrontarla e devo mostrare a Dio quanto io lo ami. Ecco, con la sua grazia Lui mi sostiene, Lui già ha vinto tutte quelle paure di cui io posso paralizzarmi, Lui le ha già sconfitte e solo in Lui e con Lui e per Lui le potrò attraversare.